Oggi in campo la palla a mano Cressano, Cassa di Trento e la palla a mano Trieste. Prima di presentare le squadre, un caloroso applauso e un benvenuto al Palavis, alla Cheerleading School Ritmo Misto. Le Cressano Bis tornano al Palavis a sostenerci. Un grazie a tutta la scuola di ballo Ritmo Misto per il lavoro svolto e speriamo che da qui. Amiche e amici di Eleven Sports, buonasera e benvenuti al Pala Vispe, la 13ª giornata della Serie A Beretta. Si affrontano la Pallamano Bressano Cassa di Trento e la Pallamano Trieste. Un match importantissimo, un crocevia fondamentale in chiave Coppa Italia, che ricordiamo si svolgerà dal 3 al 6 febbraio al Sasso Maggiore Terme, ma ricordiamo sono le entrambe le due squadre in campo interessate anche ai risultati delle altre partite. Andiamo in ordine cronologico: alle 18 si affronta Siracusa Carpi, poi Bolzano con Versano e Panzecchi, alle 19 insieme a Fasano Brixen e Merano Sassari, e questo poi che è il posticipo della 13ª giornata, Cressano e Trieste che occupano la quarta e l'ottava posizione nella casella della Serie A Beretta. Cressano che in realtà sarebbe secondo in classifica a pari merito con Conversano e Sassari, alle spalle del Fasano, primo in classifica con 19 punti a 17, questo trittico che praticamente è delineato in classifica solamente in base al criterio della differenza reti. Cressano che, come diciamo, è interessato ai risultati degli altri campi che al momento non sono favorevoli, visto che Sassari, Conversano e Fasano vincono, mentre Trieste dovrà fare il possibile per cercare di recuperare quell'ottava posizione che al momento, in base al parziale che sta maturando al Palafrisen di Eppan, che lo vede in vantaggio 24-18 sul Secchia, gli è stato usurpato. Sarà sicuramente una partita vincente ed è un piacere per me commentarla come al solito insieme a Francesco De Vigili. Buona pallamano a tutti. Questa partita è diventata improvvisamente molto importante. Trieste è qui con un solo risultato utile, deve vincere per entrare nella Final Eight della Coppa Italia e noi siamo qua per continuare il nostro sogno. Parlavamo proprio di Coppa Italia, sono sette quelle oggi in campo, una del Cressano, padrone di casa, sei del Trieste, gli alabardati che però hanno alzato l'ultima coppa nel 2001-2002, 2004-2005 se consideriamo l'Handball Trophy. Coppa Italia importantissima ovviamente, ma quel che conta è la chiusura del girone d'andata, che vedrà poi le squadre ritornare in campo a gennaio e, curiosità, entrambe affronteranno il Bolzano il 22 gennaio e il Cressano la Pallacasteiner, mentre al Chiarbola il Trieste lo farà il 29 gennaio, visto che sarà una giornata di riposo. Trieste che scende in campo decimato, viste le assenze del portiere Milovanovic, dell'ala destra Bratkovic e soprattutto all'ala sinistra non c'è più Gianluca Dapiran, che nel frattempo è volato a Brixen. Sì, hai detto bene Gianmarco, Gianluca Dapiran è uscito, è stato acquistato dalla Pallamano Bressanone, però Trieste viene da tre vittorie. Il gruppo secondo me si è ancora decisamente compattato ancora di più. Abbiamo visto le ultime partite di Trieste, una squadra in trend positivo. Tre vittorie consecutive per il Trieste, tre vittorie consecutive anche per la Pallamano Cressano, che si gode il momento di forma dopo la straripante vittoria a Carpi, ovviamente il gioiello confezionato a Conversano, mentre le squadre intraprendono anche questa avventura che durerà 60 minuti, consueti saluti, e si comincia seriamente con il Cressano in attacco. Il gioco passerà dalle mani di Nicola Fadanelli, al suo lato a destra Alessandro Dallago, a sinistra Jansson, mentre all'ala sinistra si rivede Alessio Giongo, all'ala destra il top scorer dei gialloneri Alberino. Subito si muove il Cressano, Dallago cerca di smarcarsi, poi il passaggio per Alberino non arriva, cioè prima il fischio del direttore di gara, ricordiamo la coppia arbitrale è costituita dai signori Schiavone e Nicolella,
Fadanelli per Dallago, la chiama Sontacchi, ancora Dallago cerca di temporeggiare, poi serve il pivot ma viene ancora fermato il gioco dal direttore di gara. Si riprende da 9 metri con il pressano Dallago, Fadanelli. Fadanelli che deve stare attento perché su di lui in 5-1 c'è Visintin nella posizione di centravanti. Marco Visintin, capitano di questa pallamano Trieste, mentre qui Dallago praticamente viene intercettato il suo passaggio da Di Nardo e adesso con calma Radojković. Classe 89, Jan Radojković, figlio di Freddy, coach della pallamano Trieste. Entrambi hanno condiviso insieme anche l'esperienza in azzurro. Freddy Radojković è stato tecnico di tutta la nazionale maggiore. Jan Radojković al momento, Robert Pagano. Ancora Pagano. Mentre dall'ala c'è una bella conclusione da parte di Marco Visintin, ma altrettanto stupenda la parata di Nicoloizos. E come al solito Franz al mio fianco va subito a riempire la casella delle parate. Loizos che è stato decisivo nella seppur grandiosa vittoria di Carpi, con le sue parate però ha chiuso la porta il Carpi che sembrava nel finale di primo tempo e all'inizio della ripresa poter infastidire il Pressano, ma poi Loizos ha chiuso la porta, Alberino e Jakemet in attacco hanno praticamente chiuso e sentenziato questa ennesima vittoria. Sì, ora vediamo il rigore per il Trieste e 1-0 per Trieste, rete di Radojković, dicevi bene te, Loizos decisivo in, mi permetto di dire, in quasi tutte le partite disputate quest'anno. Molto interessante, stavo guardando nel Trieste che non opera il cambio attacco-difesa, lascia Dapiran come pivot e lascia l'altro pivot giostrare dalla destra, penso che andranno molto spesso in doppio pivot. Attacca adesso il Pressano, altro attacco resovano però, e Trieste che nel capovolgimento di fronte può portarsi già sul più 2. Sono trascorsi 3 minuti e mezzo, c'è tanto da giocare. Trieste però sta dando già il primo segnale. Sì, sta dando già il primo segnale, buonissima la difesa, già 2 palloni persi dalla squadra giallonera. Ora Trieste attacca con una circolazione diventata molto buona, palla Radojković che scala sull'ala destra, si è andata bene sul tiro, contropiede, palla Jansson, rete! Jansson, 1-1! Pareggio immediato del cecchino svedese che dedica la rete ai propri genitori che sono presenti oggi in tribuna. Una tribuna completamente giallonera, ci sono addirittura il gruppo di cheerleader e tanti ma tanti tifosi, un gruppo organizzato, e soprattutto dobbiamo registrare la presenza anche del tifo ospite, c'è Max Dorfler col suo tamburo da Trieste che sta animando a suo modo il Palavise, sempre comunque una visita gratitissima la sua, che praticamente girovaga per tutta l'Italia sostenendo non solo il suo amato Trieste ma anche le altre compagini lungo il cammino europeo. Nel frattempo parata di Loizos, Pressano subito in attacco, Jansson, serve Alberino poi in maniera abbastanza velleitaria cerca di stoppare la palla con una mano, non ci riesce, la palla scivola sul laterale, si riparte allora da Zoppetti. Trieste molto sfortunato tra i pali, prima l'infortunio di Postonia, poi l'assenza di Milovanovic, Zoppetti che comunque è un ottimo prodotto del floridissimo vivaio triestino, cercherà di non far rimpiangere l'assenza dei due estremi difensori, mentre Pagano scaglia il tiro ancora con la mano Loizos che poi non può nulla sul tapin vincente di Di Nardo. Ci aveva provato con un colpo di reni Nicoloizos, ma Di Nardo è stato più lesso e l'ha insaccata lì alla destra dell'estremo difensore ellenico, mentre riprende il Pressano. 2-1 per il Trieste, si organizzano Fadanelli e Jansson, discutono sulla tattica, sullo schema da attuare. Dal lago largo
Fadanelli cerca Sontacchi, Fadanelli cerca di inserirsi, poi dal lago la chiama Sontacchi, dal lago non tira, ma c'è fallo su di lui. Dal lago ancora circolazione, Sontacchi esce sui 9 metri, poi si crea lo spazio per dal lago, Fadanelli ben tenuto dal difensore, ancora Fadanelli cerca l'ingresso, su di lui però c'è ancora una volta Di Nardo. Si invertono adesso, cambio di posizione, poi Alberino viene trattenuto in maniera abbastanza veemente proprio da Jan Radojkovic, mentre dal lago serve Jansson la bomba e poi con molta fortuna Zoppetti che aveva deviato la palla ma riesce ad addomesticarla. Trieste può riportarsi in avanti, è ancora in vantaggio la compagine alla bardata. Radojkovic, Sandrin, altro elemento da tenere d'occhio, Luca Sandrin nelle ultime partite in straordinaria forma, è anche per merito suo se il Trieste ha ottenuto 6 punti negli ultimi 3 match. Sandrin qui un po' indeciso, poi Pagano, ancora Sandrin, l'avevamo nominato, Sandrin scaglia una bomba che va a toccare la parte bassa della testa mentre Fadanelli si fa tutto il campo, Di Nardo su di lui, ma era in movimento, ha chiesto lo sfondamento, ma in realtà Di Nardo era in movimento e si becca un cartellino giallo, qualche polemica, cartellino giallo giustissimo. Fadanelli deve fare qualcosa in più il Pressano, che è partito con il freno a mano tirato. Fadanelli serve Sontacchi, Sontacchi che poi cambia porzione di 6 metri da occupare mentre dal lago viene fermato da Enrico Aldini. Attenzione a Giongo che si inserisce in doppio pivot, poi fallo su di lui e altro cartellino giallo, questa volta per Alex Pernic. Giongo, Fadanelli, Fadanelli cerca di inserirsi, poi il passaggio per Giongo, ma attenzione perché Sandrin ha preso il pallone, l'ha arpionato, ma aveva il piede nell'area dei 6 metri. Ora Fadanelli la chiama dal lago che nel frattempo si è accentrato, qui viene fermato Fadanelli, è stato praticamente preso al collo da Marco Visentin. 2 minuti di sospensione per lui, Pressano che adesso dovrà approfittare di questa superiorità numerica, Franz. Sì, sì, dovrà cercare di approfittare di questa superiorità numerica, ma comunque fino adesso la squadra di Radojkovic ci sta mettendo in grandissima difficoltà con questa super difesa. Ora il fallo è arrivato un po' in ritardo Visentin e Fadanelli ne ha approfittato, vediamo come giochiamo questa superiorità numerica. Palla Jansson, dal lago Fadanelli, scambiamo la palla, non cambiamo velocità, palla ancora Fadanelli che si inserisce a doppio pivot, palla Sontacchi che infila 3-2. Altra rete del Pressano, conduce sempre Trieste nei 28 precedenti, 20 vittorie giallonere, 5 invece i successi dei triestini, 3 i pareggi. L'ultima vittoria del Trieste addirittura risale al 15 aprile 2017, quando c'era ancora la fase vincitoria, alla sesta giornata, praticamente una vittoria ininfluente ai fini della classifica perché Pressano era già qualificato mentre il Trieste era già fuori dai giochi. Parlavamo prima di Coppa Italia, diciamo che l'ultima vinta dal Trieste è stata nella stagione 2001-2002 e c'era però in campo anche Alessandro Fusina, oggi tecnico dei gialloneri, Franz. Sì, oggi tecnico dei gialloneri, tecnico che sta facendo un grandissimo lavoro con la giovane squadra giallonera, e quando mancavano 3 partite alla fine avremmo firmato per i 4 punti. Ora, siccome non siamo mai contenti, vogliamo fare 3 su 3 in queste ultime 3 partite dopo l'impresa di Conversano, l'appetito viene mangiando. Stavo osservando le due squadre, molto ben strutturate difensivamente,
quarta parata di Loizos, e qua sulle respinte di Loizos proprio non ci siamo, è la terza volta che il difensore giallo-nero respinge, la terza volta che non recuperiamo il pallone. Fusina abbastanza incassato con la difesa, tutti partono, nessuno pensa a recuperare il pallone. Palla Pagano che sta attaccando a sinistra, Radojković che subisce fallo e secondo l'arbitro esclusione di 2 minuti di Jansson. 120 secondi in panchina per Kaspar Jansson. E Trieste che invece adesso è in superiorità numerica. Attacca ancora il Trieste, cerca il doppio vantaggio. Pagano c'era lì praticamente Sandrin. Occhio a Pagano che deve guardare Di Nardo che è praticamente libero. Poi Pagano cerca la conclusione, trova la mano di Sontacchi sulla ribattuta. Pernic però in tapin per il 4-2. Aveva parato Loizos, ma c'è stata la deviazione purtroppo di Sontacchi e la palla si è ritrovata tra le mani Pernic. Si alza adesso l'urlo del pubblico giallonero mentre Trieste serra i ranghi e cerca di difendersi. Alberino dal lago chiude bene su di lui invece Aldini. Nicola Moser, qui Fadanelli ha cercato Sontacchi, nel frattempo era stato fermato dalla difesa stanza aggressiva di Di Nardo. Lo stanno tenendo bene Visintin e Di Nardo, il primo giallo-nero. Trieste che approfittando anche della superiorità numerica sta chiudendo gli spazi, Pressano in difficoltà al momento. Fadanelli cerca, attenzione, questo gol magnifico però di Nicola Fadanelli che è in caduta libera, scaglia il pallone in porta e trova la rete del meno uno. Sempre 4-3 però per il Trieste. Pagano, adesso Radojković chiama lo schema, cerca la soluzione offensiva il Trieste. Di Nardo che esce, poi cambia spazio. Attenzione, Pagano si crea un varco minuscolo, ma non abbastanza per Sandrin perché c'entra perfettamente, realizza il 5-3. Avanti il Pressano mentre rientra in campo Jansson, ha scontato i 2 minuti di sospensione. E sarà senz'altro fondamentale il suo apporto per questo Pressano che, ricordiamo, non ha oggi molto mordente dal lago. Chiuso ancora Daldini. Sinora molto bene invece il Trieste. Pressano costretto ad attaccare molto alto. Attenzione, Alberino dall'ala, il rimbalzo e la palla che poi colpisce la traversa. Circola adesso il pallone di Radojković, si scambia di ruolo con Visintin, ritorna nella sua posizione di centrale, attacca ancora Trieste. Fadanelli in 5-1 praticamente a uomo su Radojković, cerca di subarlo, poi Pagano, ancora Radojković, serve Di Nardo, attenzione perché Giongo era in area, viene fischiata anche la trattenuta mentre Visintin ha già il pallone in mano e si reca sulla linea dei 7 metri. Radojković contro Loizos in cerca del 6-3. Radojković ci va vicino Loizos, la palla però si insacca, più 3 per il Trieste. Partito senz'altro in scioltezza rispetto a un Pressano veramente pigro e spaesato al momento. Gira palla Jansson, Fadanelli, Giongo, serve ancora Jansson che vede dal lago, prova a tirare, viene fermato da Sandrin, fallo. Fadanelli adesso
occhio a dal lago, c'è Jansson addirittura. Adesso Bressano gioca in 3-3 con tre pivot, poi qui Fadanelli cerca una girella, ma attenzione, recupera pallone Fadanelli che si può involare, e ancora la parata di Zoppetti. La palla termina in fallo laterale, doppio errore di Fadanelli, però era stato molto bravo il centrale Bressanotto a recuperare il pallone in seguito all'errore. Chiama time out Sandro Fusina. C'è da parlare su, c'è da parlare molto però Franz. C'è da parlare molto, avvio confuso della truppa giallonera. La difesa di Trieste ci sta mettendo in grossa difficoltà, soprattutto con Aldini al numero secondo su Dal Lago, fino adesso secondo me impeccabile. E poi fanno il cambio attacco-difesa e giocano spesso con due pivot e ci mettono in grossa difficoltà. E fino adesso complimenti a Trieste, dal mio punto di vista hanno iniziato meglio di noi. Tre reti di vantaggio meritate. Noi ci abbiamo messo del nostro, non riusciamo a cambiare velocità in attacco anche perché la difesa all'arbartata non ce lo consente. Intanto è terminato il match alla Gastainer. Bolzano e Conversano si sono praticamente fatte male a metà, un punto ciascuno, 29-29 al sessantesimo. Esulta in un certo qual modo il Bressano, visto che il Conversano è una diretta concorrente, ma certamente dovrà cambiare ritmo e dovrà giocare con un piglio diverso, perché al momento è sotto 6-3 e non è il Bressano che gli spettatori di Eleven Sports sono abituati a vedere, mentre Trieste cerca addirittura il colpaccio e la quarta vittoria consecutiva. Vedremo come andrà a finire e come si evolverà questa partita, che nel frattempo è giunta al quindicesimo del primo tempo. Jansson per Fadanelli, ancora Dal Lago, Dal Lago su di lui Aldini. Aldini mette ancora una volta in difficoltà Dal Lago, lo ferma. Fadanelli era già in posizione defilata. Dal Lago, poi c'è veramente una prateria. Da lì Sandro Dal Lago non sbaglia mai. Primo sbaglio della difesa triestina, è stata bucata centralmente. Molto strano, ma ripeto, questa difesa 3-2-1 organizzata da Radojković ci sta mettendo in grossa difficoltà. Fino adesso Trieste è bravo a tenere ritmi bassi e sicuramente noi sui ritmi bassi facciamo grandissima difficoltà, non riusciamo a sviluppare il gioco in velocità, che è quello che vorrebbe Fusina, ma non riusciamo neanche tanto a difendere molto bene. Ora vediamo, forse c'è un fallo di Di Nardo in attacco, non sono di questo avviso gli arbitri. Attacco di Radojković, Pagano, palla Di Nardo e infila la difesa giallonera. E Bressano Franz che ancora una volta soffre sul pivot. Sì, soffre sul pivot e soprattutto, non smetterò mai di dirlo, ora tiro di Giongo e palla ancora del portiere triestino. E avendo due pivot in campo, sempre in campo e senza fare attacco difesa, ci sta mettendo in grossa difficoltà tutte le volte che Pernis si fila a doppio pivot. E vi invito a guardare, ma a Trieste lo sanno bene, si sta mettendo in grossa difficoltà. E poi Radojković, Pagano e Nardin sta facendo la differenza. Attacca Pagano, c'è di nuovo libero Di Nardo e questa volta è Loizos a esultare. E con lui tutto il pubblico di fede giallonera. Dal Lago, ancora Dal Lago, cerca la velocità, serve Jansson, poi deve ricostruire il Bressano Fadanelli. Vede Jansson, occhio, sale Giongo, invece no. Jansson preferisce servire Fadanelli e ricominciare il giro tra i tre terzini, mentre Jansson serve Giongo. Questa volta non si fida l'esperto capitano della formazione trentina. Dal Lago non va al tiro, viene fermato da Sandrin e questa volta il fallo è prezioso perché Bressano acquista nuovamente la superiorità numerica e Aldini deve accomodarsi in panchina. Bressano che dovrebbe approfittarne, perché adesso Franz si allargheranno un po' gli spazi e da lì sia Dal Lago che Fadanelli possono far tanto male.
Sì, hai ragione, vediamo di allargare questa difesa, palla da Lago in posizione centrale, scambia la posizione con Fadanelli, ma vedete che la palla non sta circolando molto bene, palla Alberino che ancora sbaglia, Alberino oggi non c'è, secondo errore consecutivo, ma si vede non c'è fluidità nel giro di palla, ora Trieste va in extra player, entra Pagano al posto di Zoppetti e chiaramente terranno palla fino allo scadere dei due minuti, no, non ci siamo proprio. Tra l'altro Bressano soffre in maniera maggiore alle ali, visto che sinora tutti i tentativi sono stati o parati da Zoppetti oppure deviati dai pali. Sì, hai detto bene, una conclusione sbagliata da Giongo e due conclusioni sbagliate di Alberino, quando era un po' la nostra forza fino adesso, ora Trieste va al limite del passivo, palla ancora da Alberino che questa volta infila! Meno 2, 7-5, andiamo, cerchiamo di dare un po' di ritmo a questa partita, a Trieste va bene così, ha subito solo un gol, non dimentichiamoci che è in inferiorità numerica, forse il primo sbaglio di Aldini in difesa, arrivato in ritardo su Dall'Ago e il terzino Mancino giallonero ne ha approfittato, palla a Trieste. Trieste che vede così il Bressano rosicchiare una rete, ma di certo arriverà la risposta con Sandrin, questa volta però Loizos blinda la porta e Bressano che sembra beneficiarne perlomeno a livello morale, perché Nicola Moser qui si fa mezzo campo con la palla in mano e va a concludere, rete 6-7, ritorna in partita il Bressano, siamo al 20esimo. Radojkovic preoccupato, ha già il cartellino del timeout in mano, d'altronde la sua squadra conduceva 7-4 contro parziale di 2-0. Adesso attacco importantissimo perlomeno per mantenere il vantaggio. Sandrin per Radojkovic, serve Pagano, Pagano vede ancora una volta Sandrin qui però sbaglia ancora una volta Nicola Moser, una furia Nicola Moser, poi il palo a negargli la gioia. Jansson chiede un fallo laterale, sostiene che l'abbia deviata Zoppetti, qui peccato perché Moser poteva seguire proprio Jansson, ha cercato la conclusione, forse galvanizzato anche dalla rete precedente, errore che costa caro al Bressano ma soprattutto riconsegna la palla al Trieste. Errore, ma errore che ci sta, Nicola Moser deve convincersi che è un buon giocatore anche in attacco, ha abbassato la testa, non poteva a quel punto vedere Jansson, forse poteva avanzare ancora un po' di più, ma comunque è molto importante il gol che ci ha riportato a meno uno da Trieste, aumentiamo i giri in difesa, forse mettiamo anche noi in difficoltà Trieste adesso, ora vediamo quello che decide l'arbitro. Non c'è niente, 9 metri per Trieste, si pulisce il campo, andiamo, meno uno. Tra le file del Trieste è entrato in campo anche Aleksandar Stojanovic, che ricordiamo Franz è un tuo pupillo, stravedi per il giocatore all'abbardato. Ah, penso non solo io che stravedo, non dimentichiamo che a 17 anni io l'ho ammirato nelle varie finali di tornei giovanili, ma lui è già pronto a giocare in prima squadra. Se Radojkovic la pensa come me, io sono onorato che Radojkovic la pensi come me, è un grandissimo giocatore, lo vedrete con i vostri occhi, appunto non dimentichiamoci che questo ragazzo ha 17 anni e sta giocando tranquillamente in Serie A. Nel frattempo Robertino Pagano buca la porta, l'ottava volta per il Trieste che adesso conduce proprio 8-6, è un peccato perché Loizos aveva parato, poi lì ancora una volta un tapin e il Bressano sembra distratto però in difesa, Franz. No, il Bressano è distratto perché la quinta parata di Loizos, che il pallone magicamente va in mano ai giocatori del Trieste che sono molto molto più attenti di noi. Ora palla Jansson, Giongo, vediamo di dare un po' una velocità maggiore al nostro attacco, palla Dall'Ago e Aldini difende molto bene, è inutile che il pubblico si arrabbia, Aldini sta difendendo in maniera molto positiva, ora attacca Fadanelli ma la palla non circola, secondo me dobbiamo andare in doppio pivot, però penso che la pensa così anche Alessandro Fusina, palla Jansson che buca la difesa biancorossa.
fallo ancora dei 9 metri, 8-6 il punteggio. Non va avanti, dobbiamo dare maggiore velocità all'attacco. Ora ci pensa Fadanelli, che buca la difesa. 8-7. 8-7. Atmosfera caldissima qui al Palavis. Si ricaricano però gli ospiti che conducono il match di una rete e cercano il doppio vantaggio. Siamo giunti al 24esimo del primo tempo. Avevamo detto in avvio, l'avevamo premesso, che sarebbe stato senz'altro un incontro avvincente, ed è così, perché il Trieste vuol vender cara la pelle e vuol centrare la Final Eight di Coppa Italia. Vuole arrivarci col miglior piazzamento possibile. Invece il Bressano qui, conclusione di Stojanovic al lato, ma c'è stata una smanacciata di Dallago, è stata abbastanza vistosa. Si lamenta la gazzella di mezzo corona, ma il fallo c'era. Il fallo c'era, fa bene gli arbitri a fischiare e fa bene Freddy Radojković, sotto passivo, a chiamare time out. Questa è una grande chiamata, ha visto in difficoltà i suoi giocatori, sono sotto passivo, chiede sicuramente quanti passaggi sono a disposizione. E come ripeto, siamo lì, però non siamo capaci di dare la scrollata a questa partita. Merito di Trieste. Ora vediamo la soluzione di Radojković per l'attacco triestino. Noi siamo cresciuti molto in difesa, siamo rientrati in partita naturalmente con la difesa. Dobbiamo dare di più su attacco organizzato, cercare di organizzarci meglio, cercare di andare a doppio pivot, perché se Trieste rimane in 3-2-1, questa è l'arma per metterli in difficoltà. Ora vediamo cosa organizza Freddy, gli arbitri richiamano le squadre in campo, non so quanti passaggi restano a Trieste. Ripetiamo che sono sotto passivo, ora si sta informando anche Dallago. Io credo che a Trieste restino ancora due passaggi. Trieste è stato bravo Radojković a cambiare la squadra, mettendo Stojanovic e Rovatin in campo, gestendo al meglio in un multicambi di Trieste. Comunque sta giostrando molto bene la sua squadra. Palla a Rovatin. Ora c'è stato un tentativo di passaggio al volo, vediamo Dallago che sta spingendo il contropiede, ma comunque restiamo in attacco organizzato. 8-7, rientra Fadanelli, buon lavoro difensivo di Nicola Moser. Trieste che resta sempre in 3-2-1, vediamo se andiamo a doppio pivot, cosa pensa di fare. Anche Fusina avrà naturalmente deciso cosa fare con questo attacco. Entriamo dopo pivot, rigore per difesa in aria di Trieste. 7 metri va Alberino alla battuta. Alberino contro Zoppetti, potrebbe valere il pareggio momentaneo. Il gol di Alberino, 8-8. Così come il punteggio alla palestra Zizzi di Fasano al 55esimo, 25 pari tra Fasano e Brixen. Ma il Bressano deve già rinunciare alla seconda posizione nella griglia della Final Eight di Coppa Italia, perché al Palawolf di Merano il Sassari si è imposto sui paroni di casa per 29-25, mentre attacca ancora, che te lo dico a fare, Stojanovic Franz. Stojanovic, ma non solo lui. Attacco organizzato ancora di Trieste. Vedi Gianmarco che tutte le partite sono state equilibrate. Mi sembra che sia il bello di questo campionato. Ottava parata di Loizos, stavo contando, ottava parata di Loizos. Però vedo che Dallago non vuol spingere contropiede. Attacco ancora organizzato. Prima è andato bene con l'inserimento a doppio pivot di Alberino, che ha procurato un rigore sull'attacco di Fadanelli. Lo stesso Alberino si è scrollato, ha portato 8 pari l'incontro. Ora palla Dallago che attacca su Aldini, palla Giongo,
ancora Fadanelli, Fadanelli dal lago, in fila! 9-8, trova il primo vantaggio del match il Bressano dopo 26 minuti e 20 secondi. Rimettono la testa davanti le api qui nel loro fortino, dove praticamente ha avuto la meglio solamente il Sassari sinora. Vedremo però la reazione del Trieste, che non ci sta. Stojanovic si prepara, invece serve poi Rovatin, ancora Stojanovic che tira, pallone deviato dal tandem Sontacchi dal lago, corner per i biancorossi. Rovatin per Stojanovic, circola adesso il pallone tra i terzini biancorossi. Stojanovic affronta Moser, poi chiamano il passivo i tifosi gialloneri. Radojkovic si fa metà lunetta e poi va al tiro, e non solo, perché realizza il 9 pari. Qui addirittura Aldini riesce a recuperare il pallone, poi su di lui praticamente carambola dal lago. Il fallo per Radojkovic, che serve tutto libero. Rovatin, palo però. E se andiamo a vedere tutto il primo tempo e fare una fotografia praticamente dall'ala, c'è stato un solo gol tra entrambe le squadre, è quello di Robertino Pagano all'ala destra, l'altro contromano per lui. Jansson, graziato il Bressano che adesso cerca ancora una volta il vantaggio. Rovatin difende su Fadanelli, poi su dal lago, ancora Fadanelli che vede Alberino, la porzione di angolo è praticamente ridotta al minimo. Alberino però non si spaventa e trova il 19. Franz Alberino aveva iniziato male, si sta riprendendo e poi ha trovato questo gol che è un capolavoro. Alberino è un grande giocatore, quest'anno ha sbagliato solo una partita fino adesso, è partito male ma vedete il rigore l'ha rigenerato, e questa volta dall'angolo praticamente chiuso, non ci ha pensato neanche un secondo e ha infilato di nuovo il vantaggio giallo-nero, secondo vantaggio giallo-nero. Ora vediamo di tenere in difesa Moser su Rovatin, tiro dall'ala destra e ci infilano ancora dall'ala destra, e sanzione di 2 minuti per Giongo. Pagano ancora ci infila per la seconda volta dall'ala destra. E ancora una volta sul pari 10-10 protesta Giongo col direttore di gara. Si consulta con i cronometristi e poi si riprende a giocare. 10 pari, adesso c'è addirittura Rovatin praticamente a uomo. Continua con la 3-2-1 il Trieste, però Rovatin praticamente è centravanti a uomo, cerca di interdire la manovra, Franz. No, ma adesso ancora di più perché Trieste è in superiorità numerica, noi siamo senza il portiere e su un'eventuale palla persa non potremo difendersi. Molta attenzione in questo attacco a uomo il Trieste su dal lago, che fin qui non ha giocato una delle sue migliori partite, ma sanno benissimo i triestini quanto può dare dal lago. Ora un buon fallo di Fadanelli preso, è entrato all'ala sinistra Jakmet, vediamo se può dare uno scrollone a questa partita. Palla Jansson che attacca contro Aldini che non si fa naturalmente superiare. Palla Sontacchi, vediamo ora che stiamo smarcando dal lago, palla Fadanelli e qui c'era proprio forse difesa in area da parte dei gialloneri. Palla Bressano, partita che si sta innervosendo, 9 metri 15 secondi alla fine. E adesso i direttori di gara si stanno consultando perché la spinta di Dallago su Rovatin. Si arrabbia il Trieste, clima infuocato, addirittura Oveglia dato a protestare. Non succede nulla. Si continua a giocare, Dallago serve Jansson in velocità. Kaspar Jansson atterrato da Pernic. Fermato il gioco. 2 minuti per Alex Pernic.
Si lamenta il Trieste anche in virtù della precedente spinta di Dallago, che in realtà voleva allontanare Rovatin perché voleva andare subito la battuta. Sì, forse prima avevano ragione, non hanno assolutamente ragione questa volta, perché la spinta di Pernis mentre Jansson stava effettuando il tiro è stata evidentissima, sì, che due minuti e tre persone nella panchina di Trieste che si alza, che forse questa volta dovrebbe essere sanzionata. Nel frattempo Jachimet esce per dare spazio a Nicola Moser, ovviamente questo è una chiave difensiva. Alberino ancora una volta contro Zoppetti, si affrontano nuovamente i due, vedremo chi la farà meglio, sempre Garban Alberino. 11-10 ed è terminato adesso il primo tempo, c'è anche la sirena, le squadre vanno negli spogliatoi sull'11-10. Pressano che deve abbandonare anche l'idea di agganciare la capolista, perché negli ultimi 5 minuti il Fasano con un break di 3-0 si è aggiudicato l'intera posta in palio, termina 28-25 in favore dei bianco-blu. Ancora proteste a centrocampo, ma noi vi invitiamo a rimanere sintonizzati e ci rivediamo tra 10 minuti qui al Palavis.
Ed è tutto pronto per la ripresa di questo match sinora molto frizzante tra Bressano e Trieste. Tredicesima giornata di Serie A Beretta maschile. In palio, oltre a due punti, c'è un piazzamento in Coppa Italia che andiamo subito al sodo. In caso di vittoria, il Bressano affronterebbe da terza forza del campionato. In caso di sconfitta, invece, da quarta, sconfitta o pareggio, in realtà, in virtù della differenza reti. Differenza reti che obbliga il Trieste adesso a vincere, perché un pareggio praticamente la butterebbe fuori dalle migliori otto. E sarebbe una beffa atroce, perché il Trieste ha vinto lo scontro diretto con l'Eppan proprio sabato scorso 25-21, ma è una sola rete quella che la separa nella differenza reti generale, che quindi obbliga il Trieste a vincere. E in questo caso il Trieste affronterebbe il Fasano, primo in classifica, più due sulla seconda, che è al momento il Sassari. Ancora una parata di Loizos. Bressano che invece da terzo affronterebbe il Merano, da quarto il Brixen, che è già certo della quinta posizione. Jansson, Moser, Dallago, poi Alberino cerca di entrare, invece no, serve ancora Dallago, Dallago per Moser che scala ancora Dallago all'ala, e da lì c'è una certezza e si chiama Gabriele Jakemet. 12-10, Gabriele Jakemet che riprende da dove aveva terminato il match a Carpi, ossia con una rete. Ancora Radojkovic a cercare di organizzare la manovra del Trieste, che si ritrova sotto di due reti adesso. È stato per larghi tratti del primo tempo, esattamente per 26 minuti in vantaggio. Poi nel finale il Bressano ha colto il guizzo, e qui la scaglia fuori Sandrin, può ripartire il Bressano. Allora Moser, Jansson in velocità, Jansson vede Alberino, Alberino ci prova, parata di Zoppetti che ha vita facile su questa conclusione di Alberino, che praticamente gli ha impattato il pallone addosso. Radojkovic vede Sandrin, Sandrin strattonato da Jansson, lascia continuare il direttore di gara. Recuperiamo fiato anche noi, perché sono state tre azioni che si sono susseguite veramente in un guizzo. Radojkovic, poi Sandrin, Radojkovic cerca di servire Pagano, ancora Pagano, fermato però da Nicola Moser, un colosso in difesa Nicola Moser. Adesso la pratica di Nardo molto scomoda, dovranno gestirsela lui e Sontacchi. Dallago cerca l'anticipo, poi c'è il fallo di Dallago. Qui il gioco viene interrotto per consentire i soccorsi proprio a Radojkovic, che poi si rialza. Radojkovic che lamenta ancora un dolore in virtù della botta presa da Dallago, è stata involontaria nel cercare di difendere, di chiudere lo spazio. Dallago ha travolto Radojkovic, si riparte allora da Di Nardo, che vede sempre e solo il centrale italo-sloveno. Radojkovic ha cercato la volante per Visentin, intercettato il pallone Jansson, allora si invola tutto solo, qui Aldini lo anticipa, Alberino cerca di fermare Aldini, e adesso pressa alto Jakemet, ha cercato di chiudere la verticalizzazione verso Sandrin. E con calma il Trieste che deve recuperare Pagano, che accusa un dolore alla gamba, mentre Di Nardo si avvicenda in attacco con Pernic. Vedremo se proseguirà col doppio pivot. No, Pernic va nella destra e poi sicuramente taglierà doppio, Franz. Sì, questa è stata la tattica del primo tempo. Comunque lui sa giocare comunque anche molto bene dalla destra, palla alla sinistra, Visintin, e porta Trieste a meno uno. Sembra una partita di scacchi, una partita che forse ancora non riesce a decollare, dove le difese hanno chiaramente la meglio sugli attacchi da ambo le parti. Noi abbiamo un po' conquistato una buona palla e non siamo riusciti a trasformarla in rete.
prima per troppa fretta di Alberino, che era abbastanza chiuso sull'angolo destro. Ora con Jansson che si è fatto letteralmente scippare la palla da rientro triestino, che chiaramente non pola. Ora palla a doppio pivot, palla ad Alberino in angolo, che questa volta non riesce ancora a infilare. Questa volta ci stava il tiro, ma impreciso il giocatore argentino. Palla a Trieste che va per il pareggio. Palla a Radojković che infila 12 pari. Acciuffa il pareggio e la Trieste ne approfitta organizzando velocemente la manovra in risposta all'errore di Alberino, che al secondo passaggio è riuscito a trovare il pertugio a inserirsi, ma sul primo passaggio lì Fadanelli un look spettacolare che veramente merita di essere rivisto, mentre attacca dal lago Jansson trattenuto da Radojković, viene chiamato il fallo. Ancora Jansson, attacca il team di Lavis. Jansson dal lago, è solo il tiro, la palla rimbalza, viene parata da Zoppetti, la deviazione però finisce in porta. 13-12, Radojković palleggia, cerca di prendere tempo perché i compagni non si erano ancora schierati, non c'era nessuna soluzione, nessun compagno da servire. Tra l'altro aveva già palleggiato, rischiava di fare doppia e poi passi, quindi si è dovuto per forza di cose fermare Jan Radojković. Ancora possesso però triestino, Sandrin serve Pagano in corsa, Pagano poi si va davanti, Sontacchi deve rallentare, e qui ancora una rete fantastica Jan Radojković che riacciuffa per la seconda volta consecutiva il pareggio, 13-13. Poi Moser cerca di entrare, fermato però da Pernic. 2 minuti per Alex Pernic. E occhio perché Pernic è già alla seconda sospensione, Franz, e quindi rischia molto adesso il Trieste. Rischia molto, non sono molto d'accordo con questa fischiata dei direttori di gara. Comunque ha fatto bene Presciano a fare la rimessa veloce, ha fatto bene Nicola Mosera a proiettarsi verso la rete, e infila ancora Alberino il terzo rigore. Il rigore ci stava, l'esclusione di 2 minuti assolutamente no. 14-13 per il Pressano, che adesso si deve difendere, ed occhio perché anche il Trieste adotta la tattica dell'extra player, è entrato Sandrin al posto di Zoppetti. Aldini, Radojković, l'incrocio con Di Nardo, poi Sandrin, serve Pagano che incrocia ancora una volta, poi il pallone alle mani di Luca Sandrin. Oggi non è in ottima forma in quanto finalizzatore e Pressano ne approfitta. Nicola Moser adesso si avvicenda con Nicola Fadanelli, prende tempo dal lago Jansson, scambia una chiacchiera con Fadanelli, sicuramente riguarda la tattica da adottare. Sontacchi nel frattempo, su indicazione proprio del centrale giallonero, si sposta, poi parte lo schema, Sontacchi, la finta di passaggio di Fadanelli a Sontacchi, poi qui Jansson la conclusione, trova la mano di Zoppetti, e Trieste che non può lasciarsi sfuggire questa ghiotta chance di raggiungere ancora una volta il pareggio. Deve fare sì con un uomo in meno, ma tanto con la tattica dell'extra player praticamente si trova con 6 attaccanti contro 6 difensori. Rovatin per Aldini, Radojković, ancora Rovatin, Pagano, occhio a Pagano che cerca l'inserimento, poi Radojković, serve Visintin, e qui Visintin con una leggera palombella sul secondo palo riesce a beffare Loizos, ancora una volta 14 pari. Rientra Pernic, gravano su di lui 2 sospensioni, quindi Pernic, che è impiegato in difesa, deve stare molto attento perché la terza gli costerebbe l'espulsione, mentre Jansson, ancora Fadanelli,
Trieste che adesso è passato alla 3-3, Franz. Sì, palla in ala e Jacome questa volta in fila. Se nel primo tempo le ali avevano avuto grosse difficoltà contro il portiere, ora Visintin è arrivata la terza rete, seconda rete dal fronte giallo-nero per Jakemet che infila il buon portiere triestino che fino adesso ha tenuto a galla anche la sua squadra, perché in inferiorità numerica ha effettuato una buonissima parata su Jansson. Lì abbiamo avuto un po' di fretta perché con superiorità numerica non possiamo arrivare a un tiro dai 9 metri, tra l'altro era anche abbastanza schierata la difesa triestina. Palla Pagano che scala, ennesimo fallo della difesa giallo-nera. Trieste riesce anche facilmente a restare a meno uno. Ancora Pagano, molto insidioso con la sua velocità, con i suoi schieramenti e inserimenti, riesce soprattutto ad insidiare la difesa giallonera che soffre molto su di lui. Ancora un fallo proprio su Robertino Pagano. Aldini stringe il pallone tra le mani. Trieste sempre in proiezione offensiva, è tutto pronto, fischia il direttore di gara Pagano. Rovatin trova la rete, 15 pari, un terzo di riprese è andato, si perviene ancora sul risultato di pareggio. Trieste che nonostante le defezioni se la sta combattendo a viso aperto, non ha paura, d'altronde c'è un ottavo posto da difendere. Jansson, Fadanelli serve Sontacchi, però servono tre uomini per bloccarlo. Fadanelli, c'è il taglio di Alberino, poi lì dall'ago la botta deviata da Aldini finisce nelle mani di Radojkovic che riparte in velocità. Ancora Pagano, palleggia Robertino Pagano, vede Radojkovic, Rovatin libero, poi qui attenzione perché Pernic ha tutto lo spazio, ma sale in cattedra Nikolojzos. Sale in cattedra Nikolojzos e contropiede Jansson infila la difesa di Trieste. Infortunio per il portiere triestino, speriamo che non sia niente di grave. Gli arbitri fanno bene a interrompere l'incontro. Grandissima parata di Lojzos su Pernic dall'ala destra, che come ripeto non è il suo ruolo, ma comunque se la cava. È grandissima parata del portiere giallo-nero che ci riporta più uno. Ancora di corto muso il Pressano, non tarda però ad arrivare la risposta del Trieste che si organizza con Radojkovic che serve Pernic, e questa volta Pernic è solo la naturale, non sbaglia e coglie il 16 pari. Partita che procede ad elastico dal lago serve Jakemet oggi dall'ala sinistra, è veramente imprescindibile. 17-16. Pernic nel frattempo fusina, parla con Jakemet, perché sebbene vada elogiato per questa terza rete dall'ala, ha commesso comunque un errore nel far passare Pernic. Hai ragione, ha commesso un errore difensivo, ma Pernic ha dalla sua l'esperienza, come si è distratto il difensore trentino. Lui è entrato a doppio pivot e dalla sua posizione non ha sbagliato. Pagano è in due tempi Lojzos.
qui ha cercato Visintin di bloccare la ripresa, poi Jansson vede Jakimet, il tentativo di Rosca, la parata di Zoppetti, fallo però su Jakimet, tiro dai 7 metri, ancora una volta Alberino che oggi ha uno spettatore speciale perché direttamente dalla Balonmano Nava ha il suo stesso ruolo in Liga Asobal, c'è Niccolò Dantino, una vecchia conoscenza. Niccolò Dantino, una vecchia conoscenza, speriamo di non aver portato male, e invece no! Quarto rigore, 4 su 4 di Alberino, ci riportiamo a più 2. Niccolò Dantino che si gode questo match tutto incandescente lì proprio a bordo campo insieme al fratello Pascal, che speriamo di rivedere presto in campo. Nel frattempo sempre Radojković a dettare gli schemi, mentre attenzione qui Aldini aveva cercato un no look per il proprio capitano Visintin. Pronto a rientrare Radojković. Ancora Jan Radojković, Rovatin, Pernic, si sposta Aldini, fluttua su quella linea di 6 metri, poi un sottomano violentissimo Jan Radojković che trova sul suo percorso Nicolò Izos che la blocca. 18-16. Quanta potenza in quel tiro però di Jan Radojković. Non si mette paura Nicolò Izos, non si spaventa e rilancia il Pressano che adesso può cogliere anche il più 3 Fadanelli. Azione importantissima, siamo al giro di boa della ripresa, Fadanelli qui commette un'ingenuità, Aldini serve in velocità, Pernic, Pernic, Nicolò Izos e poi Jakimet che scippa il pallone a Radojković. Jakimet che gli è andato proprio alle spalle, Fadanelli, 19-16 Nicola Fadanelli. Un tumulto qui al Palavista, addirittura Radojković in campo, gli viene inflitto un cartellino giallo, scaglia il pallone Jan Radojković non d'accordo con l'ammonizione inflitta al padre e si becca 2 minuti di sospensione. C'è tanta confusione adesso in campo, il Trieste non condivide le scelte arbitrali ma deve stare molto attento perché non solo si è beccato un giallo il coach triestino ma addirittura una sospensione. Radojković che è il cuore di questo Trieste, è la mente degli alabardati, e Oveia, Giorgio Oveia, leggenda del club giuliano, cerca di riportare la calma tra i suoi. Time out e discutono sulle squadre, sulla manovra da adottare, su ciò che c'è da migliorare, su ciò che potrebbe far male all'avversario, su ciò che potrebbe riportare in partita il Trieste, che non deve spaventarsi per questo svantaggio di 3 reti. D'altronde era sotto i 2 reti all'inizio della ripresa e ha quasi messo il muso nuovamente davanti. È il Pressano che deve cercare però di ammazzare il match e vedremo quale tattica adotterà Sandro Fusina. Franz. Sì, la partita chiaramente non è ancora finita. Primo scossone della partita, Pressano più 3. Nervosissima la panchina di Trieste e ne ha fatto le spese. Prima l'allenatore con un'ammonizione, proteste continuate e ne ha fatte le spese Radojković, giocatore con un'esclusione da 2 minuti. Palla Trieste, Trieste uno in meno, speriamo noi di continuare a ragionare, a difendere così. 12esima parata di Loizos. Loizos che pian piano ha preso ritmo, così come il Pressano. Sandrin, Rovatin cerca il compagno, Pagano però era troppo avanti, il pallone finisce lateralmente, non ne approfitta il Pressano per una ripartenza veloce, cerca di ragionarci su invece
dal lago, che raccoglie il consenso proprio di Nicolò Izzos. Patanelli giostra il pallone adesso la truppa giallonero. Jansson dal lago, ancora allo svedese, poi Nicola Patanelli che serve dal lago, dal lago il tiro, pallone deviato dalla difesa Trieste che non parte in velocità, addirittura adesso extra player proprio perché gioca con un uomo in meno. Sandrin rileva Zoppetti. Il fulcro adesso verte su Giacomo Rovati in classe 2002. Importantissimo anche in chiave azzurra. È praticamente titolare nelle selezioni juniores. Mentre qui viene fermato Sandrin Dayanzo. Forse accentua un po' la caduta il terzino biancorosso. Sempre Sandrin. Rovatin cerca di fare tutto da solo, il tiro è velleitario, finisce al lato della porta difesa da Nicolò Izzos, ma su di lui c'era un fallo abbastanza evidente, quindi ancora in attacco il Trieste che deve cercare però adesso di raccogliere quanto seminato. Peccato che sul suo cammino c'è una ruspa chiamata Nicolò Izzos che infila la 13ª parata. E il Pressano, quando in difficoltà, trova un soccorritore greco che è Nicolò Izzos. Ah, sicuramente il miglior portiere del campionato italiano, non me ne vogliano gli altri portieri, ma io sono convintissimo, sta facendo una grandissima stagione fino adesso. Seconda palla persa da Pressano, un po' ingenuamente. Vediamo Trieste che attacca con Sandrin al centro. Visintin si è spostato al centro, ha un po' rimescolato le carte Radojković per l'esclusione del figlio che ora ritorna, scaduti due minuti, ritorna in campo. Rientra proprio adesso Jan Radojković a cercare di dare brio all'attacco triestino che sta soffrendo in questo momento, anche l'impeto però dei gialloneri che hanno assunto compattezza in difesa. Qui addirittura spara altissimo proprio Jan Radojković, mentre dal lago si porta in avanti, serve Alberino che in qualche modo la tiene in campo e invece no. In effetti aveva il piede fuori Alberino e quindi pallone riconsegnato a Jala Bardati. Pressano che soffre un po' in mal di vantaggio, si è ormai fissi su questo 19-16 proprio perché il Trieste non ne sta approfittando, ma è praticamente il quarto attacco a reti bianche e chissà se magari il Trieste avesse avuto un po' più di concentrazione adesso staremo parlando di un altro, di un'altra partita. Sì, hai ragione, però noi non dobbiamo far rientrare Trieste in partita. Dal lago forse andrebbe sostituito almeno per fargli tirare il fiato, perché non può chiaramente giocare tutte le partite 60 minuti. Ennesima palla persa dai gialloneri, questa volta si puniscono, meno due. E qui Fusina polemico perché lamentava forse un tocco di piede di Mazzarol che è stato bravo però a trafiggere Loizos dall'ala. Mentre Fadanelli adesso deve combattere contro la 3-3 della Trieste, esce Sontacchi a dargli una mano, Jansson si alza, serve sempre Nicola Patanelli, c'è dal lago adesso in posizione di terzino sinistro, dal lago il tiro e la rete sotto le gambe di Zoppetti, ancora più 3 Pressano, 20-17, 20-35 invece sul tabellone elettronico il cronometro, qui fallo trattenuta, sanzionata proprio da Alessandro dal lago. Dal lago che naturalmente subito mi smentisce e infila un gol con il destro, tirando di destro. E Franz, quanto è importante dal lago che al di là veramente dell'anagrafe, della carta d'identità, si rivela sempre più importante e fondamentale per questo Pressano, soprattutto in questa stagione.
Dal Lago secondo me quest'anno sta facendo la migliore annata da quando è qua con noi. È strepitoso quest'anno, naturalmente avrebbe bisogno anche lui dei due minuti, ma finché Dainese non torna al 100%, Fusina non si fida, tantomeno in una partita così. Ora sono sicuro che il nostro allenatore chiamerà un time out per dargli un po' di respiro. Parlavi di Dainese, oggi in panchina la Pressano non vuole rischiare troppo e sta cercando di gestirlo al meglio nel recupero, proprio perché Nicolas Dainese è un giocatore fondamentale e sarà fondamentale proprio nel girone di ritorno. Qui Trieste recupera il pallone, Rovati non sa chi servire, trova sempre Mazzarola che viene fermato da Jansson. Jansson rimedia la sanzione. E anche qui Jansson deve fare attenzione perché è la seconda sospensione. Fadanelli. Si avvicendano adesso Loizos e Facchinelli. Simone Facchinelli che cercherà di ipnotizzare Radojkovic. Radojkovic che ha tra le mani un pallone infuocatissimo ma importantissimo. Facchinelli! Ancora la parata dai 7 metri, ma non a di Simone Facchinelli. Risultato che rimane fermo sul 20-17, il Pressano attacca. Rovatin fisso sul Dall'Ago. Timeout chiamato da Sandro Fusina. Grande, grande Facchinelli, entrare così da freddo e parare un rigore super importante su Radojkovic non era facile. È stato bravissimo il difensore giallonero a restare fermo sulla prima finta, mantenere la posizione e ipnotizzare il tiratore Radojkovic che si sta dolendo lì in panchina. Fa bene mister giallonero a chiamare time out. Io penso che abbiamo dei giocatori che sono arrivati proprio alla frutta. Forza ragazzi, mancano ancora 7 minuti e mezzo, cerchiamo di mantenere questo vantaggio. La partita chiaramente non è ancora finita, ora noi dobbiamo superare questi 2 minuti senza intercorrere in altre sanzioni. È troppo importante che rientri Jansson. Vediamo cosa sta studiando il nostro allenatore, che sta parlando proprio del prossimo attacco che risulta molto 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 importante. Rientrano in campo le squadre mentre gli atleti si scambiano gli ultimi suggerimenti sulle strategie da adottare, su quanto dettato dai propri allenatori. E si riprende. Mancano poco meno di 7 minuti e mezzo. Finale apertissimo, Pressano conduce di 3, ma non deve sottovalutare l'avversario, non deve abbassare la guardia, deve cercare di chiudere il prima possibile la gara. Trieste dal suo canto non deve spaventarsi, ha già recuperato nel corso dell'incontro svantaggi anche tripli, quindi deve dare il tutto per tutto, il 300%, il 1000% per cercare di rimanere in partita e magari di strappare un punto. Può ripartire adesso da questa parata di Zoppetti, ma Nicola Moser lestissimo recupera il pallone. Fadanelli gira per Jakemet, rientra Dall'Ago. Dall'Ago è sempre marcato a uomo praticamente da Giacomo Rovatin. Fadanelli vede Nicola Moser. Occhio a Fadanelli che praticamente scaglia uno scaldabagno all'incrocio dei pali. 21-17, Fadanelli che poi forse è stato colpito all'occhio dal difensore, viene rilevato da Jakemet. E qui gran rete di Nicola Fadanelli. Tutti in piedi, il più bel gol della partita secondo me. Si è preso una grandissima responsabilità in inferiorità numerica. Il giovane giallonero non ha tremato e ha pulito le ragnatele dalla porta. Grandissima rete, ora difendiamo. Occhio a Mazzarol però, e ancora
una chiusura straordinaria di Nicolò Izzos. 24esimo della ripresa, Nicolò Izzos lascia adesso spazio a Nicola Fadanelli perché il Bressano è in inferiorità numerica e deve difendersi. L'inferiorità numerica che termina proprio adesso, lo Izzos riprende il proprio posto tra i pali, attacca Aldini, cerca di disturbare Fadanelli, Nicola Moser, Fadanelli cerca Sontacchi, poi si inserisce, fermato dalla coppia di Nardo Stojanovic. Poi Fadanelli e Stojanovic si dicono un po' su, ma riprende il gioco dal lago, vede l'inserimento di Moser, rete straordinaria di Nicola Moser che arpiona il pallone con una mano e nel frattempo carica il tiro tra Figge, Zoppetti. 22-17, il Bressano a 5 minuti dalla fine vede la luce, ma non è ancora chiusa la pratica. Radojkovic dà indicazioni ad Aldini sulla posizione da occupare, poi qui Stojanovic, Rovatin, pallone che finisce nelle mani di Dallago che parte in contropiede e la palla però finisce alta, comprensibile visto il dispendio di energie e visto anche il duello con Stojanovic che fisicamente è comunque un avversario molto duro da domare. Sì, hai detto bene te, palla conquistata in difesa e Dallago ne ha ancora per andare a sprintare, vince lo sprint ma poi probabilmente non vedeva neanche più la porta dalla grande sforzo profuso sia in attacco che in difesa. Vorrei spendere due parole per Nicola Moser che sta difendendo la grande e che prima anche in attacco si è fatto rispettare con la seconda rete, con la seconda rete, o dice calma Nicolò Izzos, giunto alla 15ª parata. E ricordiamo che su Eleven Sports potete seguire in esclusiva la Serie A Beretta maschile e femminile 2021-22, ma anche il campionato di Serie A di pallavolo, e speriamo che questa partita non la veda qualche scout della Trentino Volley, perché su quel muro è stato straordinario Alessandro Dallago al 56esimo minuto a chiudere sull'attacco della Trieste. Radojkovic, adesso il Trieste sembra aver comunque perso le speranze, ma non tira i remi in barca. È fondamentale comunque ai fini dell'intera stagione la differenza reti. Mancano poco più di 3 minuti, time out chiamato da Freddy Radojkovic. Squadre che adesso si confrontano con gli allenatori. È un altro merito per la squadra trentina, avete visto in questa ultima difesa Fadanelli che dopo una prestazione da incorniciare sta difendendo da secondo tranquillamente, ha effettuato una buonissima difesa su Sandrin. Vediamo che il nostro allenatore ancora non è contento, non si sente ancora la vittoria in tasca. Comunque grande merito del nostro allenatore Fadanelli, come vi dicevo, difende da secondo, dà un po' di fiato a Jansson, naturalmente Dallago non ha bisogno di tirare il fiato e vediamo di portarla a casa tutti in piedi per questi fantastici ragazzi che stanno giungendo all'ennesima vittoria. Più 5 che nella differenza reti generale del Bressano è un più 36 contro il più 43 della Raimond Sassari, che a questo punto della partita è irraggiungibile visto che il Bressano dovrebbe vincere con 12 reti di scarto. Attacca adesso il Trieste, vi dicevamo siamo giunti praticamente al 58esimo minuto di questa partita che è stata apertissima e combattutissima da entrambe le squadre, che vede però il Bressano condurre 22-17. Pagano qui incerto, cerca Mazzarollo, Aldini e qui poi pesca la magia Robertino Pagano. 22-18 adesso
Fressano in attacco. Ancora 3-3 per il Trieste, mentre cerca di disegnare l'azione offensiva il Bressano. Padanelli fermato da Pernic, che a questo punto si gioca il tutto per tutti, su di lui gravano due sospensioni, mentre Fusina ferma il gioco, cerca di guadagnare tempo, manca un minuto e 54 e il Bressano adesso deve solo gestirla, Franz. Sì, direi che è fatta finalmente, portiamo a casa questa difficilissima partita. Trieste fin qui si è ben difeso e sta perdendo questa partita, ma onore alla squadra triestina, si è dimostrata una grandissima squadra con tutte le defezioni che ha e non è stata facile portarla a casa questa partita. Allenatore giallonero che non è ancora soddisfatto, non vuole distrazioni, vuole che giochiamo questi due minuti e che ci conquistiamo ancora sul campo questa vittoria. Ultimi istanti di partita. Fusina detta ciò che c'è da fare ai propri giocatori, mentre difende altissimo adesso il Trieste. Rovani addirittura a centrocampo su Padanelli, Aldini su Dallago, Jansson abbattuto da Di Nardo. Trascorre però il tempo, si avvicina la fine dei giochi, qui Dallago cerca la conclusione, recupera Radojkovic, c'era Visintin partito addirittura in contropiede. Adesso Radojkovic vede Aldini, 22-19. Si arrabbia Fusina, ma perciò che è successo in attacco? Adesso Dallago stretto nella morsa del Trieste, il Bressano. Jansson non tira, guadagna però tempo, manca un minuto, è praticamente fatta per il Bressano, ma Trieste non molla e fa bene, perché stiamo godendo di un ottimo spettacolo, speriamo di vederlo ogni sabato sui campi della Serie A Beretta. Qui Sontacchi fermato e abbattuto da Alex Pernic, mentre siamo giunti praticamente negli ultimi tre decadi di gioco. E Bressano adesso con calma può organizzare qui male Fadanelli, che aveva cercato la volante per Sontacchi, però la sua traiettoria è stata intercettata dalla difesa triestina, mentre il Trieste si gode l'ultimo attacco. Vediamo se Visintin trova in opposizione Loizos e Dallago gestisce l'ultima palla, ma Bressano praticamente si ferma e si gode tutta la standing ovation del numeroso pubblico giallonero presente oggi al Palavis. Termina 22-19 qui in via Santo D'Arrigo a Lavis, gioisce il Bressano che si va a prendere la terza posizione in classifica, sarebbe la seconda a pari merito in realtà col Sassari, ma poi se andiamo a guardare la graduatoria è un terzo posto che Franz, all'inizio del campionato nessuno avrebbe scommesso nemmeno un centesimo su questa terza posizione del Bressano. Nessuno, nemmeno noi che siamo grandi appassionati di pallamano e cerchiamo di essere poco tifosi, ma purtroppo tifosi lo siamo. Un grande merito alla squadra giallonera, un grande encomio a tutti i giocatori, all'allenatore, alla società. C'è uno sforzo dietro incredibile di centinaia di volontari, che è la forza di questa formazione giallonera. Tutti quanti mettono il mattoncino per vedere questa fantastica squadra giallonera competere su vette per noi fino adesso inaspettate, ma non rovinateci il sogno continua. Mentre Bressano gioisce, Trieste mastica amaro ed esce sconsolato dal campo, perché la sconfitta significa nono posto, il nono posto significa non aver raggiunto la Final Eight di Coppa Italia e quindi
l'appuntamento con la settima, purtroppo slitta alla stagione 22-23. Trieste, che rimane però la società più titolata d'Italia con 17 campionati, 6 Coppe Italia, e sicuramente darà filo da torcere a tutti. Sicuramente, no, non arrabbiarti alla Juventus della Pallamano, non la Juventus di questi ultimi due anni, ma onore al club triestino, grande rispetto, e sono sicuro che Freddy Radojković, io so che gli hanno fatto 3 anni di contratto, e sono sicuro che porterà questa formazione ancora ai massimi livelli della pallamano italiano. Buona pallamano a tutti! Un saluto dunque agli amici triestini che hanno seguito il match qui sugli schermi di Eleven Sports. Un saluto in realtà a tutti gli amici della pallamano. Noi vi diamo appuntamento in realtà a febbraio, ma vi ricordiamo che il campionato adesso, dopo la pausa natalizia, riprenderà il 22 gennaio. E non perdetevi assolutamente, sempre qui su Eleven Sports, il super derby del Trentino Alto Adige tra Bozer e Pressano. 22 gennaio, vi aspettiamo. Un saluto a tutti e buona serata.